È l'ultima partita del girone di qualificazione per i play-off che garantiranno l'accesso alla fase finale degli europei di categoria il giugno del 2013 in Israele. L'Italia è già certa del primo posto, un cammino trionfale per la selezione guidata prima da Ciro Ferrara e adesso da Davis Mangia. 6 vittorie, un pareggio, 0 sconfitte, 25 gol fatti, 4 subiti. È l'unico pareggio è avvenuto proprio contro l'Irlanda il 4 giorno scorso a Sligo. Terminò 2-2 con una doppia rimonta da parte degli irlandesi. C'è un contropiede dell'Irlanda con Henderson, no scatto, qui errore dell'arbitro, e infatti qua è bravo l'arbitro perché lascia proseguire. L'Irlanda va in vantaggio con un pallonetto strepitoso di Murray. 22esimo minuto, finezza dell'arbitro ma finezza soprattutto del giocatore. Che cosa è successo? Sul contropiede un giocatore dell'Irlanda era in posizione irregolare, Doran. Il primo assistente Chladek aveva alzato la bandierina e si erano fermati tutti, però Doran non entrava nell'azione. L'arbitro ha fatto bene a smentire il suo assistente che aveva sbagliato e a lasciar proseguire Murray che proseguiva. A quel punto Murray con Perin davanti lo ha battuto con un pallonetto davvero pregevolissimo. Non interviene Doran sul pallone, interviene Murray, quindi la posizione è regolare. C'è da dire però che l'assistente Kladek con la sua bandierina ha un po' fermato la difesa azzurra. Detto questo, Murray ha segnato un gol bellissimo. C'è adesso il calcio d'angolo per l'Italia, il quinto è sempre il Sharawi, palla in aria, il colpo di testa e la rete del pareggio. Il pareggio dell'Italia con un colpo di testa di Caldirola, il capitano. Tanto adesso c'è una splendida discesa di Ciro Immobile che entra in area di rigore, ancora Ciro Immobile è costretto però poi a decentrarsi, dà ancora all'accentro, doppio buco della difesa irlandese, c'è il rigore perché la difesa irlandese pasticcia per liberare. A quel punto sul pallone si fionda Immobile e Williams lo stende con uno sgambetto da dietro, rigore sacrosanto. Vediamo, espulso. Cartellino rosso, è uscito il cartellino rosso e quindi sì, a termine di regolamento ci sta. Parte Immobile con il destro, il tiro alla parata centrale, battuto non bene questo rigore. McCarry in pratica non si è spostato, si è inginocchiato e ha bloccato il rigore, battuto male da Ciro Immobile. Siamo un uomo in più, siamo 1-1, ma abbiamo fallito un rigore. Attenzione alla contropiede dell'Irlanda, tutto solo Doran segna il gol della 2-1. Clamorosa indecisione dei nostri, pallone perso a centrocampo, un'autostrada per Doran che fila via davanti al portiere Perin e lo batte con grande facilità. Si riporta in vantaggio l'Irlanda, gol regalato dall'Italia under 21 a Doran. Attenzione. Esce il terzo gol dell'Irlanda e questa volta è una magia lontanissimo, un tiro che sorprende tutti e soprattutto sorprende Perin. Non stavamo quasi neanche guardando, il tiro da 30 metri va a insaccarsi, vi diremo subito il nome del marcatore. Si tratta del numero 6 Henderson, che dunque calcia con il sinistro e mette il pallone per il 3-1. Oh, ricordiamo che siamo in vantaggio di un uomo, 11-10, stiamo perdendo 3-1 in casa contro l'Irlanda. A questo punto nostra bestia nera, un sinistro di Henderson, una botta da 30 metri che a questo punto era imprendibile per Perin, non se lo aspettava nessuno. E attenzione, blackout, sta succedendo di tutto qui a Casarano, blackout azzurro e blackout alla Giuseppe Capozza, si spengono le luci, rimane solo la pubblicità del vecchio, chissà sì, che non sia la mossa di un abile pubblicitario. Si sono spente le luci, 3-1 per l'Irlanda, si abbracciano gli irlandesi, chissà che non tornino a casa con il 3-0 a tavolino. Attenzione, stanno protestando vivacemente con l'uomo UEFA, il quarto uomo. Io adesso confesso la mia ignoranza dal punto di vista tecnico, non riesco a capire come i tabelloni pubblicitari siano illuminati, funzionino, e come i lumi, i fari dello stadio Capozza no. Probabilmente il guasto è proprio all'impianto di illuminazione dello stadio. Ci sono forse gruppi elettrogeni diversi. Io ho cronometrato il blackout esattamente al 13° minuto e 44 secondi. Attenzione perché attenzione, stanno andando sì, negli spogliatoi. C'è qualcosa che dobbiamo dar come notizia. Allora, l'arbitro sta mandando le squadre negli spogliatoi per una sospensione di circa 20 minuti e poi deciderà se riprendere o meno, anche perché sottolineiamolo, è vero che i riflettori stanno riprendendo vita, ma la luce è ancora davvero flebile, non è possibile certamente in queste condizioni riprendere a giocare in maniera normale.
C'è una comunicazione ufficiale. Eh sì, vabbè, non parla dei 20 minuti, ma è quello che noi avevamo già detto. Ma l'arbitro grazie ha dato... al nostro Enzo Del Vecchio che arriva sempre prima di tutti. Diciamo la verità. Ha dato, cioè, ha dato sei quel... un tirapina proprio, arrivi in area di rigore e la metti sempre a segno. Mancherebbe uno così alle nazionali under 21. Diciamo che la speranza che si possa riprendere la partita e che l'Italia possa raddrizzare questa gara. Peggio, attenzione, di nuovo al buio. Ritorna nuovamente di nuovo al buio. Queste sono circostanze, bisogna dire, Casarano non è più nel calcio importante per tutta una serie di circostanze. Questa che stiamo vivendo stasera probabilmente non è una delle ultime, cioè la possibilità per i gruppi elettrogeni di sostenere evidentemente serate come questa che sono molto importanti. Intanto, a orgoglio nostro aziendale della RAI, dobbiamo dire che è stato proprio un tecnico della squadra esterna della RAI di Napoli a risolvere il problema e ad andare a riparare un guasto che era davvero molto molto grave e avrebbe potuto bloccare definitivamente questa serata. Quindi un tecnico della RAI ha consentito la ripresa dell'illuminazione nello stadio di Casarano. E questo ci inorgoglisce assolutamente, perché probabilmente il gruppo elettrogeno che serve lo stadio Capozza di Casarano è andato in tilt. Noi in azienda, in RAI, abbiamo delle personalità, specie nei tecnici, di grandissimo e di altissimo livello, e come ricordava Del Vecchio è entrato in possesso anche di questa notizia, pur essendo sempre a al mio fianco qui in postazione cronaca. È davvero una notizia che fa piacere. Tra l'altro, le squadre sono in campo, però adesso, visto che l'interruzione ha superato i 20 minuti, devono, per evitare guai muscolari, effettuare esercizi di riscaldamento. Qui si riprende dunque al mio cronometro, sarebbe il 40esimo. A questo punto dobbiamo ritenere l'interruzione di 27 minuti, se non vado errato, 23-33, sì, 27 minuti. Quindi da giocare 32, a questo punto io farei una cosa, zererei il mio cronometro a questo punto per vedere meglio se la partita riprende, quindi per valutare se è sempre il cronometro, eccolo, mi assiste anche lui, e quindi valutare questi 32 minuti al quale poi sommeremo i 13 che dovevano essere giocati. Si è ripreso, ringraziamo anche i colleghi della redazione di Zapping per questa sera, non andranno in onda, motivi di forza maggiore, sicuramente comprenderanno la situazione, così come anche gli ascoltatori fedeli di Zapping. E quindi si è ripreso a giocare, ci sembra che la curva alla nostra destra, che era gremita, adesso qualche vuoto, forse qualcuno aveva degli impegni, doveva tornare a casa. Beh, sì. E poi magari qualcuno in tavola ha le sagne, che è uno dei formati di pasta tipici del Salento, e quindi probabilmente non ci vuole, allora non c'è partita. Non ci vuole rinunciare, con tutto il rispetto per l'Under 21, davanti a un piatto delizioso come quello magari si preferisce tornare a casa. Ecco De Luca che va al duello con Igan, molto molto più alto di lui, alla meglio Igan, il rilancio ancora Dolan, va al duello adesso con Masi, sta soffrendo Masi, Dolan entra in area di rigore, Dolan 4-1. Che disfatta che sta maturando qui alla Giuseppe Capozza di Casarano. Ma Masi assolutamente non si sta rilevando all'altezza, ancora dalla sua parte, era in vantaggio. Dolan gli prende palla come fosse di fronte a un ragazzino, entra in aria e batte sull'uscita della portiere Perin, ancora una volta incolpevole. Italia under 21 1, Irlanda under 21 4, e siamo al 29esimo della ripresa, sì, 29esimo della ripresa, con l'Irlanda in 10 contro 11. Che dire, senza parole, c'è un espulso, espulsione. Quindi 9 l'Irlanda, cioè viene espulso, somma di ammonizioni Ford, che quindi ha preso due ammonizioni in due minuti, qui è andato a battibeccare con Rossi, 9 contro 11, stiamo perdendo 4-1. Adesso c'è il rischio che se non segniamo almeno qualche gol per rendere meno amara questa sconfitta, rischiamo davvero di fare la figuraccia. Sì, sì. Il sedicesimo calcio d'angolo in favore dell'Italia a 1, 16-1 il calcio d'angolo per l'Italia, 4-1 per l'Irlanda, e ancora blackout. Ma insomma, oggi faremo notte e probabilmente la voce mi abbandonerà anche stavolta, perché adesso quelli dell'Irlanda stanno facendo cenno, ce ne andiamo, basta, ce ne andiamo, hanno detto così, mancherebbero
tre minuti più il recupero. Siamo di nuovo nel buio più totale. Il nostro amico, il tecnico della Rai di Napoli, deve di nuovo intervenire a sistemare. Allora vediamo, attenzione, perché c'è una rissa. Sì, c'è una rissa. Finale peggiore, campo proprio. Davvero finale peggiore non ci poteva essere. Stiamo cercando di vedere nel buio cosa sta avvenendo. Qualche contatto tra giocatori italiani e stranieri, irlandesi. Vediamo che fortunatamente le forze dell'ordine sono riuscite a interporsi. Però che brutto finale, che brutta figura, poi pure questa rissa, 11 contro 9, gli irlandesi esultano, forse qualcuno ci avrà sbeffeggiato, però insomma finire così, la maglia è azzurra, il calcio italiano, questa è una nazionale seppur under 21, insomma, e adesso Davis Maggio deve farsi sentire, perché forse si è trovato a guidare una nazionale un po' troppo presto. Ciro Ferrara ha scelto, lui che l'esperienza di nazionale ce l'aveva, di tornare in Serie A, di andare alla Sampdoria, ma a questo punto anche l'allenatore deve prendere dei provvedimenti, perché insomma è un brutto finale. Questo è un appuntamento ufficiale, ricordiamolo, tra nazionali, con la UEFA che guarda, e sicuramente non commenterà positivamente quanto sta avvenendo qui nel piccolo stadio di Casarano, un appuntamento ufficiale che letteralmente si sbriciola sotto una disorganizzazione che ha portato a due clamorosi blackout. Ormai il cronometro è andato, mi pare che mancassero 3 minuti e mezzo, 4 alla 4 termine. 4 minuti il tempo regolamentare. La partita è iniziata alle 18:30, sono adesso le 20:50, quindi siamo da 2 ore e 20 che stiamo raccontando questa partita che vede l'Irlanda avanti per 4-1. C'è un richiamo dell'arbitro. Qui l'arbitro con un fischietto molto sbrigativo dice: presto, sbrighiamoci prima che vada via di nuovo la luce. Insomma, certo. A questo punto ci sono dei toni fantozziani per questa partita, no? E quindi si riprenderà a giocare sperando che questi 3 minuti scorrano presto e che i riflettori non facciano altri scherzi. A questo punto Kruzlak vuole portare a compimento la partita, forse non farà nemmeno recupero a questo no, punto. No, ci auguriamo di nel no. Nel timore di vedere. No, se c'è un minimo, di buonsenso, il recupero non ci deve essere. Io invece temo, c'è l'ennesima mischia, attenzione, perché l'Italia trova il gol. Alla ripresa dell'azione trova il gol con El Shaarawy, se non sbaglio, sì. Il giocatore che ha battuto in porta sul tiro, praticamente 4-2, adesso sì, El Shaarawy, lo confermiamo nella penombra, siamo riusciti a vedere El Shaarawy che segna quando ormai cronometro segnerebbe l'86esimo, 87esimo, 4-2, insomma meno amara. Dalla panchina irlandese non sono certo contenti, se la stanno prendendo con il quarto uomo, sono invitati a rimanere seduti. Ricordiamo che l'Irlanda è sotto di 2 uomini, 9 contro 11. Perdere 2-4 è forse un po' meno brutto che perdere 1-4, è un'ovvietà, è una banalità, però insomma abbiamo trovato questo gol. Chissà che magari in questo assalto finale, viste anche le condizioni, visto che non si vede un accidente, visto che l'Irlanda è sotto 1 minuto, però qua l'ha anticipato, perché ancora secondo me non eravamo al 90esimo. Esatto. Insomma, qui sta davvero succedendo di tutto. Io credo che l'UEFA una multarella, anzi forse una multona alla federazione italiana la farà pagare. Quindi insomma davvero partita da ricordare. Radio 1 Rai c'era e ve l'ha raccontata, e siamo contenti di esserci stati, perché davvero questa partita lascia l'Italia prima nel girone, ma è una partita che sarà ricordata a lungo nella storia della partita dei due blackout. Sì, dei due blackout, delle interruzioni, delle decisioni arbitrali un po' estemporanee, della rissa, dei giocatori che perdono una po' la testa, dei calci d'angolo. Siamo arrivati al 17esimo adesso, perché si chiuderà con un attacco, chissà, magari l'Italia nella mischia, 2 espulsi per l'Irlanda che ha giocato quasi più di un'ora in 10 uomini, vediamo, sfiove, colpo di testa, qui l'arbitro fischia, esultano gli irlandesi, non finisce ha dato 4-2. Recupero. Eh sì, l'ha fatto fare questo minuto qui e poi alla fine fischia. Finisce 4-2 per l'Irlanda. Chiudiamo male questo girone, anche se vinciamo il nostro girone e venerdì saremo come teste di serie nel sorteggio per scoprire quale accoppiamento ci sarà a metà ottobre per il playoff per andare in Israele. E insomma, questi sono ragazzi di 20, 21, 22 anni, anche se molti sono già famosi, non è che sono arrivati, insomma ne devono fare ancora di strada, e quindi un bagno di umiltà a questo punto si rende necessario.